Ciao Carlo Alberto, ciao Manuela, ciao ragazzi. Il mio nome è Gianvito Martino, sono un medico, in particolare un neurologo, cioè studio le malattie che colpiscono il cervello, lavoro a San Raffaele da tanti anni e oltre alla mia attività di medico faccio anche il ricercatore. Nella mia attività di ricercatore, di quello di cui voglio parlarvi oggi, mi occupo di cellule staminali. Le cellule staminali oggi come oggi sono una straordinaria opportunità, ma non sono ancora una realtà vera e propria. Non ci sono terapie a base di cellule staminali se non quelle che prevedono appunto di curare le malattie del sangue, curare le malattie della pelle partendo appunto da cellule staminali. In tutti gli altri campi, compreso il mio, cioè per quanto riguarda le malattie del cervello, ad oggi le cellule staminali non sono ancora una terapia. Proprio per quello noi conduciamo ricerca, una ricerca di laboratorio che poi vi racconterò e vi descriverò, che dovrebbe far sì e dovrebbe farci capire se negli anni prossimi potremo usarle anche come una vera e propria terapia per curare tutta una serie di malattie gravi. Le cellule staminali oggi come oggi sappiamo che possono essere coltivate in laboratorio, possono essere prodotte insomma in maniera abbastanza semplice, possono essere, se ne può crescere una quantità importante e alla fine sappiamo anche dai dati che abbiamo ottenuto appunto negli animali sperimentali che si possono anche trapiantare, in certe situazioni possono anche riparare i danni che sono avvenuti all'interno del cervello. Adesso però vi voglio portare a vedere direttamente quello che fanno i miei ragazzi in laboratorio, quindi vi racconterò il percorso che una ricerca come quella di cui vi ho raccontato prima si svolge. Andiamo! Ciao a tutti, sono Linda, sono una ricercatrice del San Raffaele e mi occupo in questo laboratorio di cellule staminali. Noi cresciamo in coltura delle cellule pluripotenti che hanno una forma sferica e successivamente verranno differenziate per diventare cellule nello specifico del sistema nervoso centrale. I miei colleghi vi faranno vedere come appaiono e successivamente come vengono poi trapiantate. Sono ricercatore dell'unità di neuroimmunologia. Il mio compito è quello di studiare le cellule che sono state generate da Linda e di capire se queste cellule sono in qualche modo in grado di funzionare come neuroni. Per funzionare come neuroni, cioè per scambiarsi segnali, le cellule devono generare degli impulsi elettrici. E per vedere se sono in grado di generare questi impulsi usiamo questo strumento che ci permette non solo di indagare ciascuna cellula, di capire se lei è in grado di sviluppare questi segnali, ma soprattutto di studiare come due cellule vicine si comunicano e come queste cellule si possono scambiare messaggi. Bonjour, je m'appelle Hélène et je viens de France. Donc je vais vous expliquer la suite de l'histoire. Une fois que Linda a différencié les cellules et que Lucas a vérifié qu'elles étaient des cellules neuronales correctes, nous les trapiantons dans des modèles animaux de maladies neurologiques. Amir Mohammad Mahvandi. I'm from Iran. I'm a researcher in this lab working on the stem cells and the therapeutic activity of the stem cells on the animal model. With the perspective of their therapeutic activity on the human disease and if once we can transplant those cells in the human directly as a personalized medicine so-called. Grazie a tutti, spero che il tour nel laboratorio vi abbia divertito e spero che quando sarete grandi tanti di voi potranno fare questo lavoro, che è un lavoro meraviglioso e che sicuramente vi terrà impegnato e vi divertirà. Ciao ciao e buon divertimento e buono studio!